treno storico da Sulmona, attraversando il Parco Nazionale della Maiella, ha portato i passeggeri a oltre 1000 metri di quota fino a Roccaraso. Un treno con carrozze 100 porte degli anni 30 e corbellini anni 50 per immergersi nella magica atmosfera del Natale. Lungo il tragitto le carrozze superano panoramici ponti e viadotti e attraversano numerose gallerie. Un'idea e una realizzazione veramente intelligente, ecco, che mantiene tradizioni, che fa vedere posti meravigliosi da un punto di osservazione diverso dal solito, dalla solita automobile. E quindi spinge sicuramente a frequentarlo, a venire per essere, soprattutto nel periodo qui natalizio, no? A esserci. L'emozione di scoprire posti nuovi, posti bellissimi. Sì, di vedere cose nuove, scoprire cose nuove e rivivere un po' la magia dei vecchi tempi. Io lo trovo molto carino. Trovo che sia un'idea geniale e sono sicura che mi piacerà molto. Voi da dove venite? Da Roma. È la prima volta ovviamente. Sì, qui che veniamo qui sì, è la prima volta. Col treno storico sì, Sulmona la conosciamo già ci siamo venuti. Sicuramente sarà un viaggio affascinante. È un grande successo per la nostra linea avere questa enorme risposta dei turisti. Pensate, in un progetto nel quale apparentemente non credeva nessuno, siamo arrivati a portare su questa linea più di 45.000 viaggiatori l'anno e devo dire che è un successo straordinario. Un successo di pubblico clamoroso e inaspettato, con un convoglio storico di ben 10 carrozze e oltre 500 partecipanti da tutta Italia e dall'estero. E buona permanenza qui sulla nostra linea. Grazie a voi. Dal maggio del 2014 a oggi, in questi 10 anni, la Fondazione FS è riuscita a riportare su questi binari, sui meravigliosi binari della Transiberiana d'Italia, come viene affettuosamente chiamata ancora oggi dagli appassionati di tutta Italia, la Sulmona-Carpinone, i numeri sono chiari. Parliamo di oltre 40.000 viaggiatori trasportati ogni anno su questa linea. Un risultato che all'inizio non era neanche ipotizzabile e che testimonia come il turismo ferroviario nel nostro paese si sia ampiamente sviluppato.